Ciao, benvenuti di nuovo sul mio canale YouTube. Oggi cercherò di rispondere a una domanda che spesso mi fanno e mi hanno fatto negli anni, ossia come iniziare? Come iniziare nella Digital Forensics? Anzitutto dobbiamo stabilire che cos'è la Digital Forensics. È una disciplina che serve a trovare delle fonti di prova e informatiche ai fini di giustizia. Questo che significa? Che è una materia che si snoda tra tutte le branche dell'informatica, quindi dal networking al malware, ai database, alla programmazione, alla grafica, insomma chi più ne ha più ne metta. Perché questo? Perché nel momento in cui analizziamo un dispositivo digitale, l'informazione che ci serve, l'informazione target, potrebbe annidarsi ovunque. Anche conoscenze di crittografia, per dire, di file system, di sistemi operativi e dei dispositivi informatici in genere. Per questo motivo, chi si vuole avvicinare a questa materia deve studiare parecchio. L'ideale sarebbe qualcuno che proviene da una lunga storia informatica, magari ha fatto il sistemista, il programmatore e quindi ha avuto vari contatti con tante branche dell'informatica. Ma per chi parte da zero, oltre ad avere una buona conoscenza dell'informatica di base, deve comunque studiare parecchio, saper cercare su internet, saper confrontarsi con gli altri, magari affiancarsi a qualcuno che già lavora da tempo nel settore e studiare molto. Io suggerisco di iniziare da Linux, GNU Linux, quindi da sistemi operativi Linux che sono in genere più intimi con i dati, con i sistemi informatici, perché sono composti da tantissimi micro tool o grandi tool, ossia software, che sono costruiti appositamente per fare delle specifiche azioni. Una delle guide migliori che si possono trovare, anche se è del 2008, però è sempre ben fatta, è su linuxleo.com, la possiamo vedere qui, è una guida creata da Barry Grundy nel dicembre 2008, però è molto ben fatta perché ha un'introduzione a Linux, ai comandi basilari di Linux, fino a una serie di piccoli esercizi per cominciare a lavorare in modo forense dei dispositivi elettronici, digitali. Oltre questo vi posso consigliare anche di cercare su internet manuali o PDF come anche quelli del National Institute of Justice che portano le best practices, le pratiche di base migliori per l'acquisizione e l'analisi dei dispositivi digitali, e informarsi anche su dei gruppi o forum o mailing list, per esempio una italiana, forse una delle più grandi, è Computer Forensics Italy, è gratuita, ma c'è anche Linux Forensics o Sleutkit Forensics, che sono tutte mailing list internazionali dove moltissimi consulenti, appassionati o forze dell'ordine si confrontano su varie tematiche. Questo serve tutto per dare il calcio d'avvio e per far capire che questa materia è basata moltissimo sullo studio e anche sulla sperimentazione. Sperimentate più che potete anche a casa o nei vostri laboratori con delle pendrive, degli hard disk. Però c'è anche un altro aspetto, si chiama digital, sì, ma anche forensics. La parola forensics implica una certa conoscenza della legge, o meglio, di alcuni articoli di legge e anche di come interfacciarsi con i pubblici ministeri, i tribunali, gli avvocati, conoscere qualche articolo come il 360, il codice procedura penale, il 359, il DPR 115/2002, la legge 48 del 2008, ad esempio. E oltre che con l'esperienza si capisce anche come lavorare in tutti gli ambiti. La Digital Forensics oggi lavora anche parecchio nell'ambito civile, non solo penale.
Gli aspetti lavorativi, quali sono? Molti mi chiedono come iniziare e se può essere un lavoro. Certo, può essere un lavoro specialmente se lavoriamo in CTP, in consulenze tecniche di parte per privati o avvocati o aziende, dove possiamo fare un preventivo e fare la nostra tariffa. Quando si lavora per la pubblica amministrazione, quindi con i tribunali, con i pubblici ministeri, eccetera, siamo tutti regolati dal DPR 115 del 2002, che diciamo ha un tariffario, definirlo bizzarro è un eufemismo. Veniamo pagati più o meno 4 euro all'ora, spese anticipate e pagamenti non si sa quando, con addirittura anche delle riduzioni sui pagamenti che noi richiediamo. Quindi può essere un lavoro? Può esserlo, ma io consiglio sempre di iniziare come un lavoro affiancato al lavoro principale e poi vedere se sono rose e fioriranno, perché non è ancora una disciplina abbastanza inquadrata che può dare dei flussi costanti se non a pochi nel settore che si sono fatti le ossa magari e il nome da tanto tempo. Quindi per essere completamente onesti è meglio che non molliate tutto per fare i computer forensics expert. Chiudiamo questo piccolo video con l'ennesima ripetizione del fatto che se volete lavorare in questo settore, studio, 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 a volte anche investimenti su prodotti come questi che posso farvi vedere, ride blocker, macchine per l'UFED, faccio vedere l'UFED perché è quello più famoso, per l'estrazione dei dati dai dispositivi mobili, telefonini, tablet, navigatori, satellitari, eccetera. Ci sono anche degli investimenti e non è tutto open source, anche del software a pagamento. Si può lavorare sotto Windows, sotto Linux, però tutto questo richiede molto studio, molta pratica e molta sperimentazione, specialmente anche in lingua inglese. Mi raccomando che l'inglese è la lingua principale sia dell'informatica sia della digital forensics. Spero che questo video sia stato d'aiuto e spero anche di rivedervi al prossimo video e quindi vi auguro una buona giornata. Arrivederci.